L'amministrazione di Rocca Raso è contenta e orgogliosa di dare il proprio contributo a organizzare una 3 giorni così importante, una 3 giorni di Rocca Raso in blu su un tema così sentito da parte della mia comunità e della comunità dell'Alto Sangro, che è l'autismo. Siamo veramente contenti di poter dare una mano a portare un sorriso a questi ragazzi, organizzando insieme alla Rocca Raso Futura, alla provincia, alla regione, questi 3 giorni di grande divertimento e anche di sensibilizzazione al tema e al problema, organizzando anche un convegno sul punto. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutti coloro che collaborano e saremo vicini affinché questi ragazzi non si sentano e non si sentiranno mai soli, ma le istituzioni con il loro comportamento, con la loro partecipazione dimostrano di essere vicini a temi così importanti e delicati. Rocca Raso Futura si è sempre prodigata verso le persone più deboli, verso i bambini, verso le fasce più ai margini della società. Faremo vedere come si fanno i formaggi, ci sarà un caseario che farà i formaggi, metteremo gli asinelli e le pecore. C'è la parte culturale, la domenica, dopo la benedizione del Vescovo dell'evento, faremo il convegno con professori dell'Università Federico II di Napoli che si occupano della materia dell'autismo. Antonio ha iniziato a sciare come un uccello, viaggiava sulle montagne della Remogna e del fratello libero. E da quell'iniziativa che Antonio ha iniziato a sciare, abbiamo deciso insieme al presidente di Rocca Raso Futuro di fare questa manifestazione. E perché di portarla in Abruzzo? Perché io l'Abruzzo, anche se sono campano, la vedo molto accogliente, una città veramente, tra virgolette, per il bimbo. E perciò ho deciso di farla a Rocca Raso con una grande collaborazione sia da parte dell'Associazione Rocca Raso Futura sia da parte dell'amministrazione e della Regione Abruzzo.